Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Innanzitutto grazie a tutti per ieri, insomma, gli auguri del compleanno. Vi ho ringraziati sia nella live, vi ho ringraziati su Instagram, vi ringrazio anche qui. Avrei voluto anche ricondividere le storie su Instagram, però il problema, ragazzi, è che non mi funzionavano le storie fino a ieri, manco a farlo apposta. Altrimenti l'avrei fatto, anche perché vi avrei annunciato già lì My Hero One Justice 2, e appunto sarà il tema principale del video. Non credo durerà molto questo video, è solamente per spiegare e analizzare qualcosa. Momentaneamente è stato annunciato per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Io credevo che fosse un DLC all'inizio, cioè almeno io credo che è un DLC tuttora. Adesso non si capisce bene, stanno tutti dicendo vari siti My Hero One Justice 2 solamente per questo 2 che c'è qui. Però se noi andiamo a guardare vicino a PS4, Nintendo Switch e Xbox One appare un DL a fianco. Io non voglio che sia un DLC, che ci va a mettere appunto solamente Shisaki, basta DLC. Fatemi un gioco degno, magari con un gameplay migliore. Già One Justice aveva un bel gameplay per essere un gioco, un picchiaduro, eccolo, anche quasi platinato, manca un trofeo. Io voglio semplicemente che sia un nuovo gioco. Non abbiamo traduzioni, nient'altro per il momento, però possiamo vedere in basso degli screen di Shisaki. Shisaki aveva solamente l'attrezzatura all'interno di My Hero One Justice 1. Ah, ovviamente, ragazzi, se esce ve lo porto sul canale tranquillamente, non preoccupatevi. Però andiamo a guardare un attimo sotto, possiamo vedere che comunque utilizza il suo quirk overall. Cercherò di non fare spoiler su ciò che fa, poiché tanti di voi ancora non hanno visto la quarta stagione. Allo stesso tempo, però, possiamo vedere che il modello è fatto veramente bene, cioè è uguale identico a Shisaki, a overall, a Kai Shisaki, insomma. E come dicevo prima, una cosa sola mi porta a pensare che questo potrebbe essere un DLC. Magari, appunto, sarebbe My Hero Wants Justice 2 per parlare appunto del secondo Season Pass con tre nuovi personaggi. È sempre della Bandai il gioco, ragazzi, quindi mi viene da pensare che facciano un po' come Xenoverse o come Fighters. Ad esempio, nella prima stagione escono tot personaggi. Nella prima stagione di Xenoverse sono usciti 4 DLC con un totale, mi pare, di 10 personaggi. Adesso non mi va di contarli, insomma. Abbiamo avuto nella prima stagione tre personaggi: Inasa Yorashi, che è il tizio del vento, che molti magari non ricordano il nome, Endeavor e Deku Shoot Style. Magari qui appunto potremmo trovare, non so, ipotizzo io, se questo sarà un DLC e non My Hero One Justice 2, ancora non è chiaro, ve lo dico. Per me, però, ragazzi, ve lo dico, sarà sicuramente al 90% un season pass. Poi, se sarà un gioco, addirittura, boh, buon per i siti che hanno indovinato, però. Io rimango basso e ve lo dico, sarà sicuramente un DLC. Che appunto, come dicevo, potrebbe comprendere Kai, Shisaki, secondo me, Mirio, assolutamente. E poi non ne ho idea, onestamente, chi potrebbe essere il terzo personaggio in caso, o magari solamente questi due. Però sappiamo che la Bandai di solito, quando fa una seconda stagione per i DLC, come ha fatto per Xenoverse 2 sempre, si impegna a farli migliori. Ad esempio il 7, l'8, il 9 e il 10, che dovrà uscire. Infatti il 5, il 6, il 7, l'8 e il 9 sono stati dei DLC migliori dei primi 4 di Xenoverse. E il decimo, anche sicuramente, che deve uscire sempre Xenoverse 2, sarà sicuramente pieno di roba, perché sarà l'ultimo DLC, appunto. Io non vedo conveniente per la Bandai fare un nuovo gioco subito di My Hero Academia. Fossi in loro, aspetterei, perché non credo che molti lo prenderebbero. Io, vabbè, lo prenderei, ma perché sono un fan accanito di My Hero Academia. Però per chi magari ragiona di più di me, perché io lo so che sono un cretino, non ragiono, direbbe: oh, ma qua c'ho solamente Shisaki e la quarta stagione in più, che me lo compro a fa? Non posso neanche creare uno sì, un cac, il mio personaggio con il suo quirk, quindi che me lo compro a fa se il gioco è lo stesso, però con la quarta stagione in più? Quindi, vi ripeto, se sarà un DLC, comprerò il DLC, vi porterò lo showcase di Shisaki, vi porterò anche la storia, visto che sul mio canale trovate l'intero gameplay con i villain, senza i villain e dei capitoli speciali che si sbloccano a fine gioco. E quindi, appunto, se aggiungeranno un'altra parte della storia, quindi la quarta stagione, non esiterò a portarvela sul canale, ovviamente. Niente, ragazzi, io spero che questo video vi possa essere piaciuto, no, diciamo possa essere stato utile, insomma, per informarvi. Fatemi sapere voi se pensate che sarà proprio My Hero One Justice 2, quindi un nuovo gioco, o il secondo Season Pass, la seconda stagione di DLC, ecco, conoscendo la Bandai, ripeto. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora fatto, non dimenticate di attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video, plus ultra!